Ciao a tutti e benvenuti in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un altro tassello fashion che proprio non può mancare tra i donni di casa Tessiland. Un 100% cotone made in Italy, dalla sfumatura lunghissima e dal degradé inimitabile. Stiamo parlando del Donny sfumato. Analizziamolo nel dettaglio. Eccolo qui il nostro Donny sfumato in una cake da 150 grammi per ben 375 metri circa. Si presenta con un colore più scuro in partenza, come potete notare, che degrada fino a raggiungere sfumando il 30% dell'intensità del colore. Eccolo quindi nella sua variante carbone, dove appunto potete notare anche dal campioncino come il grigio scuro degrada man mano fino a raggiungere un perla luminoso ed elegante. Per questa cake è consigliato l'utilizzo di uncinetto 3-4 e di ferri 4-5. Passiamo ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. È consigliabile un lavaggio che non superi i 40 gradi. È possibile l'utilizzo di qualsiasi solvente, eccezion fatta per il tetracloretilene, ed è possibile stirarlo ad una temperatura massima di 150 gradi. In questo caso noi consigliamo sempre di apporre un panno sul capo in modo da preservarlo. Non è possibile candeggiarlo e tantomeno apporlo in asciugatrice. Ma vediamolo adesso anche nelle altre varianti. Eccolo qui nella sua variante cipria. Come potete notare dal campioncino, infatti, ha una sfumatura lunghissima e quindi difficilmente replicabile, dove appunto il passaggio dal colore rosa antico fino ad un cipria delicatissimo non è mai netto, ma è appunto perfettamente sfumato. Ed eccolo nella variante grano, luminosissima, dove appunto il colore passa da un senape che man mano si dissolve in un giallo paglierino. Ed eccolo nella sua variante fucsia, un fucsia davvero molto acceso che raggiunge man mano il tono del rosa pink, come potete vedere proprio dalla sfumatura del campione. Passiamo adesso al jeans, quindi un Donny sfumato che passa da una tonalità di avio fino a diventare jeans intenso e poi stone washed, una sfumatura che degrada proprio in una maniera delicata e continua. Ed eccolo adesso in una variante di verde intenso, il classico verde del kiwi, che sfuma in maniera davvero molto leggera verso un lime di grande tendenza. Guardatelo adesso nella versione lampone, dove la sfumatura parte proprio dal colore del frutto maturo, il lampone, per arrivare poi ai toni tenui dell'aragosta. E dulcis in fundo, eccolo nella sua variante tabacco, dove appunto la tonalità sfuma da un tabacco essiccato per lasciare gradualmente il posto al caramello e alla crema caffè. Lo avete visto, stesso spessore del Donny Unito e del Donny Color e quindi è facile l'intercambiabilità tra gli articoli Donny. E poi notate questo degradé davvero incredibile con una sfumatura che è lunghissima e consente proprio di adoperarlo con varie tecniche e lavorazioni. Senza dubbio un 100% cotone adatto per creazioni appunto da abbigliamento e maglieria, ma perché non considerare anche la possibilità di realizzare copertine, proprio perché essendo un cotone super delicato sulla pelle, si presterà molto ad una creazione adatta per i più piccini.
Bene, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube, di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!